Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Sono Zioletto e oggi siamo su Dying Light. Questo gioco è uscito da veramente poco e alternerò questo a South Park, anche perché mancano solo 4 episodi per finirlo. Quindi iniziamo. Nuova partita. Ho provato soltanto per l'audio il gioco e si laggava e ho notato che qui non si sente l'audio, non so se è normale, penso di... No, poi nel resto del gioco è tutto in italiano e si sente bene. Qua ci sono dei file compromessi, come possiamo vedere, della gente che parla ma non la sentiamo, non so perché in questo... punto non si sentono. E si sta vedendo, mi sa, il DNA con dei geni strani, che sono quelli degli zombie alla fine. Bella grande è la città. Porca puttana. Ma non si è capito come fa a essere qui, ma noi adesso vediamo. Delle case un po' sfasciate con del fuoco in mezzo, una macchina, un furgoncino, no, una macchina esplosa. Non si stacca. Ok, sì, si è staccato. E la Madonna, si è fatto un voletto piccolino, eh. Ecco, lo sapevo che quello lì mi tirava una stangata in testa. Ci sono gli zombie dietro, sicuro. Sicuro, perché hanno sentito il rumore dell'arma. Ecco, detto fatto. Non l'avevo visto questa parte, raga. È subito stato morso. Mi dispiace che non si sente in questa parte, ma... dai, ci sono, dai, muoviamoci! Ok. Ok. C'è un po' di gente dietro, eh? Questo qui morirà? No, sì. Sì, assolutamente sì. Già impatto grafico molto bello. Ce la facciamo? Dai, che voglio sentire là. Oh, ehi, ci riusciamo? Ok, adesso possiamo sentire tutto, finalmente.
Attendi. La città di Haran. Il processo di... Ah, ecco, adesso si sente. Molto bene. Ah, per continuare. Franco, il tutorial su come scaricare questo No, gioco daglielo comunque. tu! Hai paura, eh? Non ho affatto paura. Allora daglielo! Ha aperto gli occhi! Cosa? L'ha fatto di nuovo! Se fosse uno zombie! Zombie! Ma che cavolo di colori ha sto gioco? Oddio, oddio. Oddio, è tutto viola. Ok, non più. Anzi, non è vero. Ecco. Ok, a posto. Cazzo, la mia testa! Usa. Ah, informazioni, usa l'S per muoverti e RS per guardare. Ok, notiamo che quando si gira la visuale è molto sfocato, come del resto nella realtà. Cosa devo fare? Ah, apriamo la porta. Dormi per 3 giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. Vabbè. C'è una tipa e il bambino. Cerchia arancione sulla minimappa indica l'obiettivo, che è la 31. minimappa. Mettiamo solo un attimo i sottotitoli al gioco. Sottotitoli, sì. No, no, campo visivo, voglio il FOV proprio. Ma proprio. Gamma, mettiamo la grafica, cioè la cosa anche. Ok, così. È il tuo numero. Ok, ho alzato un attimo il FOV. Andiamo 31 avanti. prossimo inferno. È troppo pericoloso. Non possiamo perdere. Amir è morto a causa di questo tipo. Sta zitto. Sta zitto un corno. Ora lo prenderà lui, l'antizin di Questo gioco Amir. mi piace già, eh. Stiamo morendo tutti, uno dopo l'altro. E tu sei? Crane, cioè il 31. No, va bene. Come va la testa? Ho La testa? capito. Senti, finché il capo non mi dice di aggiungerti, non sei sulla mia lista. Va a parlare con lui, così evitiamo di perdere tempo. E ora, scusami. Cosa fa? Muove la bocca a caso? Aveva finito di parlare, ha detto e ora scusami. Vabbè, dove devo? Ah, è su l'obiettivo, la freccetta indica che è di sopra. Molto bene. C'è un ciccio bomba. E Zao, ciao zio. Zaffer, Sto parliamo con cercando il Zaffer. capo, è lì dentro. Ah, tu devi essere il 31. Entra. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali, salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antisen è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Sì, posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Prendi l'antisin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo.
Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, ti sbagli. Non sono uno scansafatica, io... Ehi, capo? Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Raim. Il boss è Brecken. Che pezzo di merda. Bene ragazzi, direi che posso concludere qui l'episodio. Intanto questo era solo un attimo il prologo per capire un attimo. Così posso anche sistemare i dettagli, tutte queste cose qua. Guardate che figata. Madonna, sboccato proprio. C'è del fumo. Va bene ragazzi, bella a tutti e al prossimo video.